Buongiorno, anzi buon pomeriggio, ci avviciniamo all'ora di pranzo, quindi anche buon pranzo a tutti in questo venerdì 26 giugno 2020. Facciamo un giro di notizie WWE. Il giornalista americano di SportsKeeda Tom Colue, credo che forse ieri o insomma in questi giorni qui ha redatto una puntata del suo podcast, ha dato qualche suo punto di vista, per esempio riguardo a Bray Wyatt, che secondo lui potrebbe, in caso di altra sconfitta contro Braun Strowman, che credo, non so se è stata già ufficializzata la sfida tra Braun Strowman e Bray Wyatt per il titolo universale di Extreme Rules. Perché secondo lui, se l'ex membro della Wyatt Family, Bray Wyatt, non andrà a battere Braun Strowman, potrebbe essere spostato dallo show di SmackDown allo show di Raw. Ed inoltre, rimanendo su SmackDown, Braun Strowman sembra che, insomma, quelle famose voci sul non convince nello spogliatoio non viene visto bene, che ripetiamo sono voci ma potrebbero essere solo cavolate e fesserie al vento, quindi prendiamo la cosa molto molto con tanta cautela, la massima cautela. Sheamus non ha perso tempo, lui che è irlandese puro, ma soprattutto grande tifoso del Liverpool, visto che ieri, grazie anche alla sconfitta del Manchester City in casa del Chelsea per 2-1, i Reds si sono laureati campioni dei Premier League a distanza di 30 anni dopo il 1990. E proprio in riferimento al 1990, Sheamus ha dichiarato che vorrebbe farsi una bella acconciatura in onore appunto della vittoria della Premier League del suo grande Liverpool. Per quanto riguarda Extreme Rules, non è ancora una certezza, bisognerà capirlo in queste ore. Il nome del pay per view potrebbe essere WWE Extreme Rules con l'aggiunta 2 punti The Horror Show, con l'ipotesi secondo SportsKeeda che potremmo vedere uno o più match cinematografici durante l'evento speciale pay per view. Sembra SportsKeeda per quanto riguarda SummerSlam, l'evento più caldo e più importante dell'estate in casa WWE, secondo solo a WrestleMania, dove dice, sempre SportsKeeda e Tom Colove, che nell'edizione di quest'anno potremmo vedere anche una rivincita tra Drew McIntyre e Brock Lesnar, quindi con il tentativo di riprendersi il titolo, la bestia incarnata, il cliente dell'avvocato Paul Heyman, perché secondo questa testata giornalistica americana, Randy Orton potrebbe essere impegnato con Big Show, come anche è accaduto a Raw dei primi screzi, in modo tale, dice questa testata, per far continuare il racconto del ritorno del Legend Killer da parte di Randy Orton. A conclusione di tutto, dando un'occhiata alla preview che è già disponibile, ma è molto molto ridotta, anzi è scarnissima, dalla puntata odierna di SmackDown, che però credo che per i famosi problemi in questi giorni di chi è positivo al coronavirus e chi non, la puntata, se non è stata ancora registrata, può darsi che venga registrata quest'oggi, ovviamente in un momento antecedente alla vera messa in onda nella TV americana di Fox. Quindi, per esempio, se di solito la puntata va in onda, che ne so, alle 6 o alle 7 di tardo pomeriggio serata, ma
magari registrano la puntata magari un'ora e mezza, 2 ore prima, tanto comunque sappiamo in WWE i montatori video sono bravissimi, quindi. E poi credo che oltre a quella di oggi si dovrebbe registrare, se non nella giornata odierna, magari in quella di domani o domenica, la puntata della, no, di questa, della prossima settimana. Quindi questo è un breve giro di notizie di oggi. Ovviamente oltre ai già ufficializzati incontri di Extreme Rules, tra cui, se non ricordo male, c'è Drew McIntyre contro Dolph Ziggler, poi mi sa ce n'è un altro, ce ne sono altri due di incontri. Non so, come ho detto anche prima, se è stato ufficializzato Braun Strowman vs Bray Wyatt, che forse potrebbe essere quello un match, diciamo, mostrato in maniera cinematografica. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto, io vi auguro buon proseguimento di giornata, buon pranzo, ci vediamo domani con un nuovo video. Intanto, sempre per quanto riguarda la WWE, ieri mi sono guardato attraverso il canale YouTube WWE il match a Stomping Grounds, non mi ricordo se dell'anno scorso o di 2 anni fa, tra Drew McIntyre e Roman Reigns. Era il famoso periodo un po' di Shane McMahon che aveva i suoi discepoli, diciamo così, un po' a mo' di Seth Rollins. Beh, il match ovviamente è bello, poi Drew McIntyre ha tentato in tutti i modi di vincere, ma poi ovviamente Roman Reigns non solo ha sconfitto Drew McIntyre, ma ovviamente ha fatto rimanere basito Shane McMahon, che se adesso la memoria non mi gioca brutti scherzi, in quel periodo credo che è stata la famosa vittoria in Arabia Saudita da parte di Shane McMahon, vittoria rubata ai danni di Dolph Ziggler del torneo The Best in the World, e niente, quindi, beh, Arabia Saudita, che visto che sto parlando, mi fa venire in mente per esempio un po' l'inizio di quella che è stata poi la rivalità che ha portato al grande Boneyard Match di WrestleMania di quest'anno tra Undertaker ed AJ Styles. Bene, quindi auguro una buona puntata di SmackDown a tutti, dicendo che vabbè, quella di domani sera su Sky, penso che dovrebbe essere l'ultima su Sky, perché voi, se vi andate a recuperare il mio video dedicato quindi al passaggio della WWE in Italia a Discovery con D-Max e D-Play Plus, quindi vi andrete a rendere conto che anche se su D-Max solo da metà luglio, ma comunque su D-Play Plus già a partire dal 1º luglio, il prodotto WWE sarà disponibile. Bene, grazie a tutti, alla prossima. Ciao!